Ci siamo. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Allora, già che ci siamo, buonasera. Buonasera a tutti. Ci conosciamo già. Io sono Edda Cattani e un delizioso saluto ai miei amici. Buonasera. Un delizioso saluto ai miei amici di Bridges of Light e soprattutto a Gaetano che mi dà la possibilità di condurre questa serata al posto suo. In questa serata, proprio per essere all'altezza, diciamo, del padrone di casa, io ho pensato di dover avere un ospite speciale. E infatti ve ne accorgerete che la persona che ho questa sera, buonasera, ecco, buonasera Patrizia, ecco, è Buonasera. una persona speciale, la professoressa Patrizia Renga. Zenga. Buonasera Patrizia. Ciao, ciao Edda, buonasera. Io sono molto contenta di essere qui, ti ringrazio tanto di avermi dato questa possibilità, di avermi invitato a parlare con te. Ci conosciamo da poco, io sono ben felice, da poche volte, perché poi sono state un paio di volte importanti, sicuramente per me. A cattolica, no? Quello che ci dicevamo prima con la professoressa che è stata insegnante per diverso tempo delle scuole superiori, della sua passione per la cultura. Infatti, poco fa ci dicevamo che se non si va incontro, vero Patrizia, alla cultura, scusami, sbaglio sempre fra Zenga e Renga, ma non perché non la conosca, è perché io ho anche un'amica che si chiama Renga e quindi sbaglio sempre il tuo cognome. Allora, prima di tutto vi dico una cosa. Questa bella signora, io l'ho conosciuta cattolica. Voi sapete perfettamente che i migliori relatori di cattolica poi debbono passare da questa pista, solo che molti di essi possono anche rifiutare, possono anche dir di no. È pur sempre, vero, Patrizia, un salto nel buio, cioè noi ci troviamo all'improvvisamente davanti alla piazza. E qui siamo scoperti, bisogna proprio scoprirsi e farsi vedere come si è. Voi sapete bene che per me è stato difficile poter entrare e se non fosse stato proprio l'insistenza di Gaetano Vigo, che è, diciamo, è il boss, insomma, della piattaforma, io non sarei entrata, sono entrata con diverse altre e tutte sono persone delle quali voi avete conosciuto l'esperienza, la cultura. La specialità proprio che esse hanno per essere particolari. Questa signora, quando l'ho conosciuta, mi ha affascinato perché a Cattolica, quando venne presentata anche da Paola Giovetti, ed essendo un'insegnante, io ho sempre un pochino, diciamo, timore perché ci ritrovo un po' ad armi pari perché siamo state entrambi nello stesso campo. E soprattutto mi pare che tu presentassi la prima volta l'esperienza di Dante. Sì, la Divina Commedia, il viaggio nella Divina Commedia, sì. E siccome io ho sentito altri che hanno fatto la presentazione del viaggio alla Divina Commedia, io pensavo per me, chissà che mattone adesso mi aspetta, pensando anche all'esperienza di Cattolica, no? Dove ci sono tanti genitori colpiti da lutto, tante persone, la cultura è media, insomma, diciamo, poteva essere qualcosa di ostico. Invece no, quando ci ha condotto per mano, siamo rimasti tutti a bocca aperta al punto tale che alla fine fu un'apoteosi. Ci siamo alzati tutti in piedi, vero, Sì, Patrizia? E mi c'è stato ricordo questa cosa finale. uno scroscio di applausi. Fino ad arrivare appunto a questa apoteosi a chiederle il ritorno per l'anno successivo, pensando se ci fosse un'altra possibilità nella quale lei si trovasse esperta. E siccome parliamo di viaggio come del cammino dell'uomo, adesso poi lei vi dirà il discorso della metafora che viene usato, è il cammino di tutti noi. E lei la volta successiva ci presentò invece il viaggio di Ulisse. Odisseo è molto, diciamo, è molto ricco di miti, di aneddoti, fu ancora più bello. Questa volta per invitarla, indubbiamente potevo chiederle la replica di uno dei due argomenti, ma lei mi ha detto: ma il viaggio dell'uomo come metafora, possiamo metterci anche la metafora
come metafora, ci possiamo anche mettere la parabola del figlio prodigo. Allora io ho pensato, uniamo sacro e profano, questa è una gran testa, e mi affido, e poi dopo quando vado a vedere, perché le persone, la bellezza delle persone è che sono anche molto umili, e sì che mi sono trovata davanti ad una persona che invece era un personaggio, perché ha una sua associazione, di cui, associazione culturale, di cui è presidentessa e di cui ha, insomma, ha fatto anche girare l'immagine. E quindi, come lei dice giustamente, ci conosciamo da poco. No, ci conosciamo da anni, ma non abbiamo approfondito chi noi siamo, chi tu sia. Ragione per cui ci vuoi dire qualcosa di più prima di entrare nell'argomento, perché è inutile che io me lo faccia raccontare per poi riportarvelo. Io quando porto una persona, ecco, vedete, c'è una metafora, usiamo stasera, useremo tante volte questa, una metafora del Vangelo che dice fidati ed affidati. Noi in questo periodo viviamo veramente nell'assoluto diffidenza di tutto quello che ci raggiunge e che ci viene raccontato. È un periodo in cui non ci si fida più di nessuno. Io non sono questo tipo. Io mi sono affidata e fidata di Gaetano, perché ho visto che è una persona onesta e ho visto che in questo gruppo entrano tante belle persone. Per cui non mi interessa l'argomento che viene trattato da altri, mi interessa di trovarmi alla pari con persone oneste. Allora, io qui ho Patrizia, non solo mi affido perché è una persona onesta, mi affido perché l'ho conosciuta come persona preparata. Adesso parlo un po' più. Bene, allora intanto dico subito questa cosa che mi colpisce molto. Come tu hai introdotto l'argomento, mi sbaraglia tutto il piano mentale che mi ero fatta di cose che avrei dovuto dire, e quindi bellissimo cominciare così. Hai detto due parole chiave, fidati, affidati, che torneranno nel discorso che faremo stasera, e quindi questo mi indica che questo salto nel buio che stiamo facendo tu laggiù e io qua giù insieme, tenendoci virtualmente per mano, funziona, diciamo così, no? Allora, Sì. Intanto questa associazione di cui tu parli e di cui che fa parte proprio della storia del mio viaggio e che devo al contributo di alcuni amici che hanno voluto aiutarmi, non so, mi ci hanno tirato dentro, nel senso che a loro piaceva questa idea e mi è sembrato meraviglioso. E l'associazione l'abbiamo chiamata L'Eroe Nascosto. Nasce proprio da questa idea che abbiamo e che io ho un po' elaborato quando sono venuta a Cattolica tutte e due le volte, che dentro di noi c'è un eroe, è una cosa di cui si parla tantissimo in questo momento, ed è una cosa che io, come dire, coltivo da anni un po' da autodidatta. Quando io ho cominciato non sapevo che c'erano tanti libri, che avrei letto poi tanti libri su questo. Io ho cominciato, lo dico sempre, un po' per caso, perché una volta, mentre io spiegavo la Divina Commedia, e io qua adesso io mi butto e vado a braccio, Edda, quando mi vuoi fermare, vai, perché io non mi accorgo. Io seguo anche un telefonino per vedere l'intervento. Sì, ma... sì, vai tranquilla, tanto io... Non mi scappa niente, nelle scuole mi chiamava il vescovo. Quindi giustamente... Quindi questa passione, questa situazione, questa idea dell'eroe nascosto mi è nata tanti anni fa e si è formata grazie all'aiuto di questi amici soltanto da poco. E quando è successo? Una volta che io in classe, spiegando la Divina Commedia, quando la spiegavo a scuola tanti anni fa, leggendo quei versi famosi che tutti ricorderete, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, questa terzina iniziale che io avevo spiegato tante volte, quella volta, poiché io avevo cominciato a fare un lavoro su di me grazie ad una persona che io considero la mia maestra, che mi ha iniziato a tante cose che poi sono venute dopo, quella volta io mi sono accorta che si stava parlando di me,
Ora, questa cosa che Dante rappresenta l'umanità, che Dante e tutti gli uomini, la diciamo sempre noi a scuola, ma un conto è dirla, un conto è, mentre stai leggendo il libro, accorgerti che in quelle parole ci sei tu, ci stavo io. E io mi ricordo di aver alzato lo sguardo sui miei studenti e di aver detto loro: ma non vi sembra a voi che qualche volta vi succede che non sapete che ci state a fare qui? Voi a 16 anni, io allora ce ne avevo molti di meno, diciamo 40, 45, la stessa cosa. Io per la prima volta ho sentito sulla mia pelle che tutti siamo nella stessa barca. Io ai miei 45 anni, i miei ragazzi a 16 anni, a tutti può accadere a un punto della vita di smarrirsi. Ora, smarrirsi, questa cosa io dico sempre, ci smarriamo tutti, non tutti però abbiamo il dono, abbiamo la fortuna di accorgerci che ci siamo smarriti. Il cammino nasce proprio da qui, dal dire mi sono perso, cosa faccio? Ecco, da questa storia iniziale da cui è nata poi tutta una vita, sono 20 anni che io leggo la Divina Commedia in questo modo. Cioè come proprio avventura dell'anima e quindi inferno, purgatorio e paradiso sono momenti di vita, momenti della coscienza che noi viviamo tutti i giorni della nostra vita e attraverso da qui io sono poi passata a leggere altre storie in cui di volta in volta io mi sono vista. Allora ecco il titolo di stasera, perché abbiamo detto la vita come il viaggio come metafora dell'uomo, perché che il viaggio è metafora della vita. Tutti noi veniamo al mondo con un viaggio, no? Che è si dice pure venire al mondo. Quindi già al momento della nascita noi compiamo un viaggio e tutta la vita si può, lo dicevamo con Edda l'altro giorno, no? Un cammino, siamo in cammino. Noi esseri umani percepiamo proprio questo questa linea di tempo, diciamo così, no? A scuola noi parliamo di linea del tempo, è come se fosse una linea retta, si va da un anno zero a un futuro, diciamo così, e lungo questa linea noi ci muoviamo. Siamo sempre in movimento, siamo sempre in passaggio, anche quando non ce ne accorgiamo. Per quanto mi riguarda, io mi definisco proprio una viaggiatrice involontaria. Io, per esempio, non mi muoverei, non farei, non, me ne starei tranquilla, chiusa dentro casa mia a leggere i miei libri. E invece la vita ci chiama al viaggio. La vita ci, a volte ci costringe proprio a metterci in movimento. Poiché non ci riusciamo, essendo felici, contenti, allegri, spesso la vita ci mette nei guai. E quando noi ci troviamo, come per esempio Dante, nella selva oscura, smarrito, e lì, in quella mancanza, in quella perdita di qualche cosa, in quella rottura di un equilibrio, che nasce l'esigenza di cambiamento e quindi di movimento. Ecco, questo è, diciamo, per partire di Edda. Infatti, per partire tu parti bene, perché sai perfettamente questo, appunto, nella mia premessa c'era anche quando sei venuta cattolica, ma anche qui, in questo contesto, in questo gruppo, io mi porto dietro tutta la schiera dei genitori di cattolica. Ma perché no? Anche tante persone. Perché come diceva con mio marito quando capitammo in quella grande platea, noi si diceva: ma perché non abbiamo conosciuto prima persone che erano alla ricerca? Ecco, allora che io vorrei dire che questo cammino è una continua ricerca, ma lo è ancora di più, non solo per l'essere amato, ma per la trasformazione che la vita appunto assume quando una persona viene colpito dalla perdita di un figlio, di una persona cara, ma perché no, anche di una grande sofferenza. Ecco che appunto tu mi dici, si rimane disorientati. Ed è qui che appunto io ti cedo la palla, perché adesso cavatela un po'. Allora, io mi stavo appunto ponendo questa domanda adesso che tu parli, no? Perché questa idea di dare un senso metaforico alla vita attraverso l'immagine di un viaggio, no? Perché il fatto di cercare, quando noi leggiamo storie di viaggio, penso ai grandi miti di viaggio, partiamo dal mito più antico nella nostra cultura, che è quello dell'Esodo.
E poi c'è, non so, l'Odissea, e poi c'è l'Eneide, poi c'è la Divina Commedia, poi c'è, non so, il Viaggio di Gulliver, faccio un salto di secoli, no? In tutte queste storie di viaggi ci sono immagini di vita, rappresentano queste metafore, questi viaggi come metafora della vita, scelte di vita, prospettive, modi di guardare il mondo e di scegliere come fare. E tutte le storie, anche le fiabe partono, hanno una struttura di viaggio. E ci si costruiscono storie su questa struttura, che è, la dico breve, un equilibrio, una stasi iniziale in cui tutto sembra che vada bene. A un certo punto questo equilibrio si rompe, Dante si smarrisce, gli ebrei sono schiavi in Egitto e arriva Mosè che li vuole portare via da questa schiavitù, Enea deve compiere una missione, Odisseo deve tornare a casa, succede qualche cosa, deve, vuole tornare a casa, succede qualche cosa per cui quella situazione che è sempre andata bene o che non andava bene ma che ce la tenavamo, a un certo punto non va più bene. E quindi da questa rottura comincia e nel cogliere in questa rottura, in questa mancanza, in questo qualche cosa che non va, un bisogno di partenza, cioè di cambiamento di situazione, questo fa sì che si apra il viaggio. La vita ci chiama al viaggio continuamente. In questo momento noi siamo in una fase di viaggio. Viaggio e vita hanno parole comuni. Nel viaggio come nella vita ci sono partenze, ci sono arrivi che sono nuove partenze, ci sono sali d'attesa, quei momenti di stasi in cui non sappiamo dove andare, cosa fare, ci sono compagni di viaggio e quindi significa che ci sono separazioni, ci sono nuovi incontri, ci sono coincidenze, cioè si lascia una parte per andare da un'altra parte. Io sono certa che usando queste parole e spostandovi su un altro piano di significato, cioè voi capite che facciamo, come dire, guardiamo la nostra vita come se fosse dall'alto, cioè l'eroe di quel viaggio, di questa epica quotidiana che è di trovare un senso al nostro vivere. Quegli eroi siamo noi, sono io Patrizia Zenga, Edda Cantani e Mario Rossi, le persone sconosciute che sono dall'altra parte di questo video che io non conosco e che sono certa che per il fatto stesso, per esempio, di essere lì, io penso alle persone che ho incontrato a Cattolica, di porsi una domanda, stanno cercando appunto di trovare un senso, perché la metafora serve appunto a questo. In un momento difficile come storico, come questo che stiamo vivendo, in cui si perdono tutti i riferimenti, quei valori, quelle certezze che una volta venivano dati dalle religioni o dalle ideologie, dico una battuta ormai trita, il tramonto delle ideologie, cioè questi valori non ci vengono più da questi sistemi tradizionali. Tuttavia nell'uomo, nell'essere umano, io credo che c'è un bisogno di trascendenza, cioè di guardarsi dall'alto, di scoprire che non finisce tutto qui, di sentire che, come diceva Viktor Frankl, tutto ha un senso e il senso, il significato lo possiamo dare solamente noi. L'uomo, l'essere umano, ha bisogno di significato per dare alla sua vita un orientamento, cioè spostarla, appunto lo dice la parola, verso oriente, cioè dove nasce il sole, quella luce, diciamo così, che dà spazio e dà direzione alla nostra vita. Ora, questo orientamento, e cioè questo valore, e cioè questo significato, nessuno ce lo può dare al di fuori di noi. Non posso essere io a dare un significato a te, chiunque tu sia, ma tu, nella libertà della tua coscienza, sei in grado di leggere i segni, no? Di capire quello che accade. E torno a un'altra metafora di viaggio, cioè io ce l'ho una meta? So dove voglio andare? Ho idea da quale stazione sono partita? Ho preso il primo treno che è capitato e mi ci sono trovata lì per caso. Voi vedete che io sto parlando di un treno, ma non è un treno. Per esempio, ho una mappa? Ho un sistema di orientamento, di riferimento?
Se non c'ho una mappa per cui non c'ho una cartina geografica in questo mondo confuso, almeno non so, una bussola per ritrovare oppure so leggere, non so, le stelle, il vento, so capire da dove viene. Cioè, mi riporto adesso al senso letterale di questa cosa. Che cos'è il vento? Cosa sono le stelle? Sono quelle persone che incontro nella mia vita, quel messaggio che mi arriva in modo apparentemente casuale e che invece getta un seme nella mia vita. Ecco, questo significa guardare la vita, diciamo così, sotto l'aspetto della metafora del viaggio. Non so se sono confusa. Per tutti c'è questa cosa. E citando Dante, io mi butto su una frase meravigliosa che è quella che dice Ulisse e che secondo me vale per tutti. La sapete la storia di Ulisse secondo Dante? Se non la sapete io o che non se la ricorda, la racconto di nuovo. Dante immagina che Ulisse, quando si allontana da Circe per tornare a casa, dopo che sono passati tanti anni, ormai loro sono vecchi, invece di tornare a casa, si sente attratto dal bisogno, nell'amore di Penelope, nel desiderio di rivedere suo figlio, cioè vincer potero dentro me l'ardor ch'io ebbi a diventar del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Cioè niente può vincere in Ulisse anziano il desiderio ancora di conoscere, di sapere, di diventare esperto della vita. E in questa ultima impresa lui trova dei compagni di viaggio che sono i suoi compagni di avventura ormai vecchi. Questa vecchiaia ci dice molto perché loro potevano dire: noi vogliamo tornare a casa. Invece lui dice in una terzina famosa: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Ora, questa terzina ci dice tantissimo. Ci dice a qualunque età, a qualunque prova la vita ci abbia sottoposto, a qualunque disabilità, quelli sono i compagni vecchi e tardi di cui parla Ulisse, a qualunque limitazione, ci dice considerate la vostra semenza, cioè consideriamo da dove veniamo, qual è la nostra origine profonda. Non siamo stati fatti per vivere così alla giornata, accontentarci di, come dicevano gli antichi romani, panem et circenses, cioè dei supermercati, dei centri commerciali e di giochi televisivi o video chat. Siamo fatti per seguire virtute e conoscenza. Virtute è una parola bellissima che viene dal latino, dall'antico virtus, che è il valore proprio di ogni persona. E che è questo che noi dobbiamo fare, anziani, giovani, disabili, oppressi dal dolore, messi alla prova da 5.000 cose della vita. Seguire quel valore unico che ognuno di noi ha dentro di sé, perché quella è l'unica verità che noi possiamo testimoniare, la verità di chi siamo veramente. Questa è l'etica del viaggio che ciascuno di noi può e deve fare, lo deve a se stesso, alla vita che ci viene concessa. Un gran bel messaggio quello che stai portando avanti. Noi spesso, vedete, cari amici, abbiamo fra le mani queste opere e gli insegnanti che abbiamo avuto ce ne hanno parlato magari con l'entusiasmo che ha il professore, il quale dice studia dal tal verso al tal verso. Invece noi abbiamo un messaggio che va oltre l'aspetto culturale, oltre quello che noi abbiamo imparato andando a scuola. Noi qui parliamo di vita, parliamo di valori, parliamo di un qualcosa che va oltre il tempo, che quindi attraverso i secoli, come dice Patrizia, ci viene tramandato come un'esigenza importante. Perché, Patrizia, tu hai voluto fare questo parallelismo fra Ulisse e Dante? Lo stiamo capendo, ma perché hai detto possiamo prendere in mano anche la parabola del figlio prodigo, perché hai detto questo? Allora, perché ho pensato questa cosa? Intanto voglio dire questo, guardando le storie mitiche che hanno fatto la nostra cultura,
noi siamo un po' portati a pensare che sono quelli che hanno fatto l'impresa e ci dimentichiamo che quelli hanno quel valore universale proprio perché portano dentro di loro un'impronta di noi, ovvero noi portiamo dentro di noi la loro impronta, quindi loro siamo noi. Quindi se io dico Odisseo, dico un grande eroe, no? E noi ci dimentichiamo che noi siamo Odisseo tutti i giorni, siamo Telemaco tutti i giorni, siamo Penelope tutti i giorni, perché nell'Odissea non viaggia solo Ulisse, questo va un attimo ricordato, viaggia Telemaco, a cui sono dedicati i primi libri proprio dell'Odissea, e c'è tutta una parte che si chiama la Telemachia, e Telemaco esce, se mi permetti, faccio questa piccola parentesi, esce di casa bambino e torna adulto, pronto ad essere alla pari con suo padre, a sostenerlo, quindi a riconoscere e ad essere riconosciuto da suo padre come figlio. E quando si crea questa alleanza tra padre e figlio, loro possono riprendere il regno, cioè ognuno torna a essere padrone di sé prima di tutto, e lo possono fare insieme. Perché non solo Telemaco riconosce suo padre, ma anche viene riconosciuto figlio di suo padre, e cioè il figlio del re. Quindi voglio dire, e non ci scordiamo, perché poi lo vedremo in altri modi, il viaggio di Penelope, La perché è un moglie. viaggio da ferma, ecco, cioè diciamo di Penelope si parla in tanti modi e soprattutto, grazie, diciamo, io vorrei un po' sfatare questa immagine di Penelope quieta, come dire, remissiva, che sicuramente ci sta perché è frutto, diciamo così, di un'idea della donna di quel tempo. Però dentro quella prigionia di Penelope al suo ruolo di madre, di donna, di regina, di preda anche, no? Dei maschi, c'è un grandissimo insegnamento. Ed è questo, è lei che alimenta con la sua pazienza, con la sua attesa, la nostalgia di Odisseo. L'Odissea è un poema, un viaggio di nostos, cioè del ritorno. Nostalgia significa proprio il desiderio doloroso del ritorno, no? E questa cosa può accadere anche grazie al fatto che Penelope sta al suo posto e non si e spera. Uso questa parola che è estranea al mondo greco, però di fatto lei questo fa, costruisce una speranza, cioè lei costruisce il tempo dell'attesa di modo che Odisseo possa tornare. Lei non lo sa questo, ma noi ce lo possiamo leggere benissimo questo. Mi viene in mente il detto buddista in cui diciamo, la parte più importante della ruota è il vuoto che sta in centro. Perché quello consente di infilare il mozzo e far girare la ruota. E questo è Penelope, è quel vuoto di attesa che consente, cioè il centro della ruota, diciamo così, che consente alla ruota di girare. La ruota, Ulisse può viaggiare e sa di poter tornare perché sa che c'è qualcuno che lo aspetta. Anche Agamennone torna a casa, ma la moglie non lo aspettava Clitennestra, l'ha ucciso e questo nell'Odissea si mette molto bene in chiaro. Quindi Allora, perché? voi Sì? volere o non volere siamo tutte Penelope, noi che aspettiamo. Io guarda, proprio ieri, Patrizia, avevo pubblicato Il ritorno di te, no? Sì. E avevo messo una banale canzone, poi perché tutto può essere metafora, tutto può essere poesia, Esattamente. tutto può essere viaggio. E Il ritorno di te è quello proprio dell'attesa. E chi di noi non è in attesa? O di persone che ci stanno a fianco, o di persone con le quali abbiamo vissuto anni, che abbiamo vissuto tempi. Il nostro è sempre il tempo dell'attesa, è quello del guardare il tempo che abbiamo trascorso ed ergerci, perché no, anche come Penelope, con la nostra fedeltà, con la nostra, vorrei dire, anche la nostra fierezza. Io Certo. raccomando sempre alle madri di giovani figli di essere fiere in questo momento che può essere anche di lasciarsi andare, come tu dici, la fierezza che dobbiamo avere per la dignità dell'uomo, quindi anche la mia dignità come madre, come moglie, come amica. Ecco, quindi quando ci si pone qui davanti e queste opere si propongono per fare
un'analisi interiore. Mi sono permessa di fermarti perché invito proprio tutte le amiche che sono presenti a fare questa introspezione, perché allora sì che torna utile il messaggio che viene lanciato, vero? Sì, e fra l'altro Penelope ci offre uno spunto molto interessante. Dov'è che Penelope diventa forte? Proprio nella sua debolezza. Lì dove lei viene legata dal suo ruolo di donna, di femmina, di moglie, di madre, eccetera, eccetera, cioè il telaio, che è l'unica cosa che viene consentita, l'unica azione che viene consentita a una donna, quello è lo spazio di ribellione di Penelope. Io devo tessere? Io tesso, ma di notte di sola tela. E questa è una piccola, grande impresa che lei compie nel silenzio, nel segreto della notte, fino a che non viene tradita. E quando viene scoperto questo, lei costruisce altri piccoli inganni, che sono strategie di dare tempo al tempo perché Odisseo possa tornare. Lei non cede alla disperazione, anche se viene ritratta spesso nel pianto, e all'ultimo momento, quando facilmente potrebbe cadere fra le braccia del suo uomo, lei riflette, ed è bellissimo quell'ultima parte, quando lei è sospesa tra, è incerta se correre l'incontro e abbracciarlo o rimanere ferma perché vuole essere sicura che lui sia, e dice una frase meravigliosa al figlio che non si capacita di come lei non voglia accettare questa evidenza, no? Tutti hanno capito che quello è Odisseo, e lei insiste e dice no, se veramente lui, ci sarà un segno che solo lui e io conosciamo e io potrò capire, e inventa l'ultima prova, che è la prova vera per Odisseo, perché lui può aver superato tutto, ma l'ultima prova, quella di essere riconosciuto da sua moglie, se lui sbagliasse, no, l'unica cosa che lui deve veramente sapere, il letto, il segreto del loro letto nuziale, e lì è lei che vince, diciamo così. Quindi questi segni, sempre anche in questi grandi romanzi, il discorso dei segni sono le prove fondamentalmente che la vita dà, nelle quali devi riconoscere che cosa c'è dietro, qual è il messaggio che ti viene lanciato. È esattamente questo, che nel momento in cui tu cogli nell'ostacolo che ti trovi davanti, nella difficoltà, entri nello spazio di metafora, nello spazio magico, diciamo così, anche fiabesco, come lo chiama Campbell, del cerchio dell'eroe, e vedi in questa cosa una chiamata all'avventura. Io capisco che è difficile dire questo a gente che soffre, alle persone che soffrono per la mancanza di una persona cara, però l'avventura noi la viviamo tutti i giorni, volenti o nolenti. Nel momento in cui noi diamo a questa cosa un peso, un valore proprio veramente di impresa, cioè è la vita che ci sta chiamando a fare qualche cosa che solo noi, cioè se io ci ho avuto un talento, no 5, 1, ma quel talento è il mio, solo io Patrizia lo posso far fruttare, nessun altro al mio posto, perché quel talento, uno solo, è stato dato a me. Questa cosa che io sto facendo adesso, sicuramente qualcun altro lo sa fare meglio di me, ma come lo faccio io? Solo io lo posso fare. E questa cosa rasserena anche, mi rasserena, lo dico così parlando, ma questo vale per tutti, nel fatto che io non devo essere un eroe, io non devo essere Ulisse, io devo essere Patrizia, e posso esserlo al meglio se io riesco a essere il meglio di me, non devo essere meglio di me stessa. Questa è la bellezza di scoprirsi eroe della propria vita. Una volta una mamma, che io raccontavo questa cosa, si alzò dal fondo della platea e disse: ma io come faccio a essere eroe? Io mi sveglio la mattina alle 5, prendo la corriera, vado via, mio figlio neanche lo vede. Cioè mi raccontò questa vita fatta di un tran tran pazzesco, dove lei e suo figlio si incontravano poco, perché lei doveva lavorare e quando tornava il figlio usciva. Ma era proprio in questo la bellezza del suo eroismo, del trovare un senso in questa cosa che non aveva senso. Non aveva senso. Sta a noi dare senso a quello che accade. Ecco il salto, anche lo sforzo, vorrei dire, di cogliere qualche cosa lì dove nessun altro lo può trovare.
E mi viene in mente una frase che ho letto nel libro di Gramellini, Fai bei sogni, che è una cosa molto indicativa. Non si cresce con i se, se avessi potuto, se avessi fatto, si cresce con nonostante. E Bene. questo che dà valore alla prova, cioè quando noi prendiamo con questa visione eroica l'ostacolo come una prova a cui io devo in qualche modo dare risposta, responsabile, questo significa essere in grado di dare risposta a quello che viene, quella risposta che solo io posso dare, nessun altro al mio posto. E l'originalità, la libertà della coscienza sta proprio in questo, nella risposta speciale, speciale perché unica, perché appartiene solo a me, che io posso dare a quello che la vita mi propone in quel momento. Di fronte a uno stesso dolore, c'è qualcuno che si suicida e c'è gente che invece fa diversamente, trova situazioni particolari per fare cose mai viste, mai pensate neanche prima. Questo nasce dal fatto che siamo diversi, di una bellissima diversità. Quando allora, per tornare al cerchio dell'eroe, se io colgo in questa prova l'impresa da fare, da compiere per me, questa cosa mi trasformerà e trasformandomi io trasformerò il mondo intorno a me e questo mi rende capace di cambiare il mondo, non l'universo mondo, ma il mondo dove io vivo, dove sono chiamata a fare quello che faccio. Ecco, questa cosa è importante che noi sappiamo che non sta scritta sui libri perché noi la impariamo a scuola, ma sta scritta sui libri perché noi ci possiamo ricordare chi siamo, cosa stiamo chiamati a fare. Ciascuno di noi ha un'impresa unica, anche se dolorosa, Pensa, da Patrizia, compiere. mentre tu stai parlando, io faccio l'analisi così anche terra terra alle volte di quello che ti capita sotto mano. Ti dico, lancio un verso, lancio un messaggio, lancio una canzone. Ecco, avevo messo ad esempio, tu pensi un uomo ex drogato, tutti i pericoli che ha passato e com'è adesso, poi è diventato padre, Vasco Rossi, no? Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Non ce l'ha. Tu pensa, ci ritroviamo davanti anche a versi banali. Mi piace molto il fatto che la canzone non è più solo la melodia di un tempo sdolcinata che non diceva niente, ma che è un lanciare messaggi che Certo. sono nel quotidiano, che sono in quello che si vive e che si agganciano alla storia di sempre, a quello che Sì. tu stai portando adesso. Ogni tanto io ti interrompo, non bisognerebbe mai toglierti la parola, No, ci mancherebbe. perché alle volte l'interruzione crea quell'attimo di respiro, perché sei un vulcano, sei, ed è una Anzi, meraviglia. io ecco, non lo so perché mi scuso se dico troppo, però grazie a No, Dio, nel senso mi va diverto bene. molto, Io mi sto divertendo tanto e per fortuna non vedo nessuno, per cui, a parte la tua faccia, ti vedo interessata e quindi questa cosa mi incita, come dire, a far venire fuori tutto quello che mi viene in mente. Ma li vedi i commenti cosa sono? Voi siete bellezza, uno splendido esempio per tutti noi. Wow, Vabbè. siamo in attesa di una speranza. Sono arrivata tardi, maledetta me, c'è uno che dice un bacio a entrambe. Quindi tu Bene, pensa, se la sono vita, felice. io sto leggendo i messaggi, sono stupendi, vai avanti. Grazie, grazie Edda. Questo mi incoraggia a continuare. Bene, perché alle Certo. volte mi viene sempre, vedi com'è, poi ogni eroe c'ha il suo avversario, la sua parte ombra che gli dice è il nostro diavolo, no? Che ci portiamo dentro. Ma sei sicuro che ne valga la pena? Tu Ne vale la te lo pena. fa fare questo? Guarda, qui c'è Angela De Francesco, che è una prof come te, ti somiglia Ah. anche un pochino, sì, e che sta proprio ascoltando, interessata a quello che tu dici. Bene, grazie, grazie molte, sono contenta. Altro che gli dice, tranquillo, adesso puoi recuperare tutto quello che ti sei perso di questa bellissima conversazione. Restami a registrare questo gruppo. Pensa un po', quindi vai avanti, avanti. Bene, bene, benissimo. E quindi adesso io mi riaggancio proprio intanto al fatto del viaggio e voglio dire, se quindi la vita è viaggio,
prima di poi arrivare al discorso che mi dicevi tu di perché ho scelto il figlio il prodigo, la domanda che io mi voglio fare è: che tipo di viaggiatore sono? No? Perché ce ne sono tanti, no? C'è il turista mordi e fuggi, c'è l'esploratore, c'è, se io dico la parola migrante, dentro questa parola ci sta, quantomeno ci sta il profugo, l'esule, il deportato. Ci sta, che posso dire, uno che scappa, la vita, un viaggio è anche un viaggio di fuga. Allora, io che tipo di viaggiatore sono? Sono un turista della vita? Sono quel turista che fa, non so se vi è capitato mai a Roma, quando vengono i giapponesi, fanno fotografia a tutto e non si fermano mai su niente, no? Questa cosa di avere, no? Un sacco di immagini che poi non so se si ricorderanno, chi lo sa, oppure, e come è molto turismo di massa, no? Di vedere, vedere, vedere e non trattenere nulla. No? Oppure anche il pellegrino, adesso vanno tanto il Cammino di Santiago, la Via Francigena, questo bisogno di camminare per sentieri che non sono le strade, perché sul sentiero ci vai da solo, in compagnia con altri, ma diverso il sentiero e diverso è la strada dove magari fai caciara, fai rumore e non stai a contatto con te stesso. Allora, vivere la vita come viaggio ti fa anche rendere conto di questo, sto fuggendo da qualcosa? O sto andando verso una meta, è una meta che ho scelto io o mi ci stanno mandando altri? Sono pellegrino? Sono esule? Mi sento un deportato? Mi sento invece esploratore della vita? E questa cosa anche mi fa pensare che il viaggio e quindi la vita ha una doppia dimensione, una che è di conoscenza di me. E l'altra è all'esterno, conoscenza del mondo intorno a me. E quanto più io conosco, come ci insegna Ulisse, a divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, gli fa dire Dante. Cioè, questa esperienza del mondo non è solo di paesaggi, ma è anche delle qualità dell'essere umano. E mentre io guardo le qualità dell'altro, mi misuro, mi confronto con questo. Ecco, quindi questo è un passaggio ancora importante. Ripeto, il fatto di vedere le cose sotto metafora, di vederle, si tratta un po' di recuperare lo sguardo del bambino. Quando noi eravamo bambini, questa cosa era facile per noi. Era, come dire, ci veniva facile essere l'eroe che siamo, ci fingevamo, no? Poi piano piano crescendo è diventata un'abitudine che è stata messa da parte e questa cosa degli eroi si studia, c'è una materia apposta che si chiama epica e si riduce tutto a imparare a memoria delle cose o anche, per carità, adesso si sta molto riscoprendo anche il valore del mito. Si studia anche all'università adesso, queste cose qui. Quindi da qui c'è proprio aver capito che queste non sono favolette. La stessa parola mito ha un valore diverso che una volta quando si diceva, non so, il mito biblico, non si dice la favoletta della Bibbia, significa che anche la Bibbia parla il linguaggio dei miti, che è un linguaggio in cui la conoscenza si esprime attraverso una parola che è poetica, non è scientifica, in Ma qualche questa modo. cosa viene usata, non abusata, ma quando, per esempio, in una gara sportiva, no? E ti ritrovi Totti in una partita, che cos'è la Roma? Amitica, Mitica. amitica, che significato ha? Che compie imprese epiche, ragione per cui anche il vocabolario, il frasario, ha bisogno di un suo spessore, di una consistenza. Le persone debbono sapere interpretare il linguaggio. Cosa diceva infatti quel sacerdote che ha vissuto appunto nei quartieri, sappiamo perfettamente, no? Chiamo uomo chi ha padrone della sua lingua, Don Lorenzo Milani. Ed Certo. ecco che tu ci fai scoprire anche un vocabolario, l'essenza culturale. Chiedo Sì. scusa, ti No, interrompo. ma figurati, io ho molto piacere di questo perché anche mi aiuta pure a definire meglio alcune cose, no? Questa cosa che tu dici del linguaggio è importantissima. Una volta parlavamo con i miei studenti del fatto della fede, che cosa significa, uno tutto così invasato, mi è da dire, tutto...
La Roma è una fede, e cioè fargli spiegare che cosa significava per lui avere fede nella Roma è stata un'impresa, appunto per usare il linguaggio eroico, perché non ne venivamo a capo, per lui era quella cosa lì, punto. Ma la cosa che mi interessa, e torno all'eroe nascosto, è che appunto io voglio sottolineare questo: queste imprese, questi eroi, questi personaggi non sono, ripeto, figure scritte nei libri che stanno lì per diciamo, tormentarci e tormentare altri a imparare cose, no, ma per essere, questo è il valore dello studium, che anticamente voleva dire desiderio ardente, amore. Guardate che cosa è diventato. Questo è il valore della tradizione proprio di una letteratura antica attraverso la quale si sono formate generazioni. Cioè, gli antichi si sono formati attraverso i racconti delle tradizioni orali che poi sono diventate scritte. E vengo adesso a noi, al racconto che volevo fare stasera, perché da Odisseo, non so, da Enea o da questi grandi eroi del passato, vado al figlio prodigo. Intanto voglio dire questo: Gesù è stato un grande narratore, perché conosceva proprio l'idea della metafora, cioè lui attraverso le sue storie, le chiamiamo appunto parabole, ha fatto metafore della vita, metafore potentissime. E l'eroe che io voglio prendere, come esempio è proprio questo antieroe, vorrei dire, no? Perché questo figlio prodigo è tutto sommato un figlio di papà che non ha combinato niente di buono. Allora è forse più semplice identificarci con lui per capire come, e la lettura che io do adesso di questa storia, ripeto, cioè lo sottolineo, non è assolutamente una lettura di tipo teologico. Io leggo questa storia dal punto di vista, di quello che ci può insegnare di quanto anche noi siamo figli prodighi. Diciamo così, di quanto la storia, la parabola di vita di questo giovane ci riguarda da vicino moltissimo. E anche in questa storia, così come nella Odissea, ci sono tre persone in viaggio, tre persone in gioco, e ognuno di loro, noi possiamo essere ciascuno di loro, a seconda del ruolo che scegliamo di giocare nella nostra vita. A volte giochiamo uno, a volte un altro, così come, per non dimenticarci di Dante, potremmo anche essere Beatrice, insomma, e non solo Dante, non solo Ulisse, non solo, non so, Farinata degli Uberti o Cacciaguida, ecco, insomma, le storie sarebbero tantissime, ma se ci mettiamo a parlare di Divina Commedia facciamo notte. E invece io, avevo detto che avrei parlato del figlio prodigo, che è una storia che tutti conosciamo, no? Comincia come tutte le favole: c'era una volta, in un certo senso. Qui non dice c'era una volta, Gesù dice un uomo aveva due figli. E già questo ci dice una cosa, che la vita ci dà delle possibilità. Questa dualità, no? In questa storia significa che c'è la possibilità di scegliere tra due vie, si può essere come uno o come l'altro, no? Qui l'uomo ha due figli. Uno è il più giovane, questo è come in tutte le favole, no? Cioè il più giovane è quello che fa, è poi l'eroe della storia, è quello che si allontana. Il più giovane dice al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. E il padre divide tra loro le sostanze. Allora, in questa richiesta di questo figlio, che cosa c'è? Intanto una cosa importante, che il viaggio comincia, dicevamo quella volta, abbiamo detto prima, per una mancanza. Come si rompe qua l'equilibrio iniziale? Questo figlio si stufa di stare con suo padre. È un figlio di papà, c'ha tanti soldi, però evidentemente gli manca qualche cosa. Cioè lui vuole fare esperienza di vita autonoma, vuole staccarsi dal padre, vedere che cosa sa fare da solo. E questo ci dice un'altra cosa importante: non sempre il viaggio comincia perché, come dire, ci smarriamo o accade un evento, tra virgolette, doloroso che ci costringe, o di crisi che ci costringe a cercare una soluzione. A volte proprio, è proprio la situazione di equilibrio iniziale che diventa prigione per noi. E questa vita piatta, diciamo così, nel caso del giovane qui, lui aveva tutto, però un po' come il principe Siddhartha,
Aveva tutto, il padre per tenerlo al riparo dai pericoli della vita non lo faceva mai uscire da palazzo, se non che un bel giorno, se non ricordo male la storia, il suo cavallo si mise a parlare e lui si rese conto che il mondo era diverso, che fuori dalle mura del suo castello c'era la malattia, c'era la morte, c'era la fame e così via. Quindi questo per dire, quando la vita ti chiama, non si può, come dire, sottrarsi a questo richiamo. In questo caso il figlio... Che cosa rappresenta? Quel momento di stanchezza di una vita sempre uguale, no? Per dire, ma io da solo, con le mie risorse, dammi quello che mi spetta, ma io cosa so fare? È una domanda legittima questa di un figlio, di un giovane che si stacca dal suo maestro, di un figlio che si stacca dai suoi genitori per cercare la sua vita. Io Ora, credo ovviamente, che sì. hai insegnato fino a poco tempo fa, fino a qualche mese fa, io mi dico chissà quante volte ti sarai trovata davanti a storie di questo genere, perché a differenza del passato, in cui i figli si sentivano protetti in casa, ancora c'è il figlio di papà, per carità, però la maggior parte, diciamo che in genere, insomma, vorrei dire che fa storia questo fatto che i figli vogliono andare a stare da soli e i genitori che dicono appunto: ma perché te ne devi andare? Perché ti devo pagare l'affitto? Perché tu ti possa rendere, ecco il discorso, voglio rendermi autonomo. Ecco, cosa vuoi dirci tu a questo proposito? Allora, intanto autonomia è una parola straordinaria, no? Autonomia significa essere legge a se stesso, no? Farsi, cioè la persona autonoma è quella che è in grado di gestirsi. E sapersi gestire non è solamente un fatto di finanze o di cercare, ci vuole prima di tutto sapersi gestire a livello emotivo, psicologico, saper comandare a se stesso, saper essere padrone di sé, che non significa l'autocontrollo, la gestione di sé è stare in contatto con ciò che sono, riconoscere il mio lato ombra, diciamo così, no? Sapere quali sono i miei difetti, i miei problemi. Questo mi fa autonomo e spesso confondiamo l'autonomia con altro. A volte si ottiene l'autonomia ribellandosi, proprio perché è da, come dicevi tu, ci sono genitori che non lasciano andare, genitori, professori, insegnanti, cioè adulti che dovrebbero educare, cioè tirar fuori dal ragazzo l'adulto che è in lui, che invece tendono a mantenerlo sottomesso, diciamo così, lì, fermo, in modo da poter esercitare. Magari senza renderci conto, perché mi ci metto anche io in questo, sicuramente l'avrò fatto anche io, no? Una qualche forma di potere, di controllo sull'altro, no? Sentirsi maestro e non lasciare mai l'altro libero di trovare la sua strada, veramente. Invece questo padre non batte ciglio, no? E quindi teniamo presente la figura di questo padre che da un punto di vista cristiano sappiamo bene chi rappresenta, però da un punto di vista più terra-terra, diciamo così, è la capacità della vita in qualche modo di dirti va bene, allora ti do, tu vuoi fare, facciamo. Quindi ottiene questa cosa, il padre divide tra loro le sostanze e Gesù la liquida in poche righe questa storia. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano, quindi proprio va alla ricerca di sé in qualche modo, ma non è capace perché che fa? Sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quindi però che cosa accade? Questo padre, cioè la vita, consente a questo io che si vuole mettere alla prova di mettersi alla prova. Sta a lui però trasformare, perché che succede? Lui sperpera tutto, quindi brucia tutte le sue risorse, tutte le sue capacità e penso a tanti fanciulli, tanti giovani, uso questa parola perché mi veniva in mente Manzoni. Manzoni ha una frase molto bella rispetto alla giovane Gertrude, la monaca di Monza, quando lei, desiderosa dell'amore di suo padre, diciamo così, si piega all'idea di farsi monaca semplicemente perché lei vuole affetto da suo padre. E lui, Manzoni, usa questa immagine meravigliosa e delicatissima.
E dice che c'è un momento nella vita dei giovani in cui loro sono, adesso io vado un po' a memoria, non so se la ricordo bene, il giovane è come un fiore che sboccia e che apre il suo fiore e espande il suo profumo al primo che capita. Lui ha bisogno di espandere questo profumo perché è nella natura, sua natura, e se passa vicino uno, e questo è terribilmente vero, che questo fiore lo coglie, lo strappa, lo manipola, il ragazzo in quel momento non si rende conto di questo e va e può essere perduto. Ecco, questa è la sorte di questo giovane e di tanti ragazzi, di tanti di noi, che ci buttiamo anche adulti nella vita a capofitto, senza riflettere, senza ragionare, ci troviamo poi senza più nulla, cioè perdiamo tutto quello che abbiamo. Quindi, a un certo punto dobbiamo fare i conti con i nostri fallimenti. Allora, di fronte al fallimento abbiamo due possibilità: o dire sono un fallito, sono finito e chiuderla lì e chiuderla male, o cogliere in questo nonostante, un nonostante che ci aiuta a crescere, cioè il fallimento deve poter diventare un'opportunità. È E questo molto bello giovane. quello del nonostante che tu dici, Sì. perché quando ci ritroviamo, soprattutto con i genitori, molto spesso, e qui ce ne sono tante, sai, ce n'è una addirittura, facciamole gli auguri, c'è una Patrizia, che si chiama come te, che ti sta seguendo dall'ospedale, ricoverata. Ah, le Pensa, sono molto vicina. Grazie, spero di essere di compagnia. e ha lasciato una bambina a casa, una bambina che si chiama Chiara, che Ah. è una luce la bimba, e ha da pochi mesi perso un ragazzo meraviglioso. E adesso pensa, è ricoverata questa creatura. Noi le siamo vicini, vero? Certo, E lo moltissimo, sono diciamo contenta questo. Lo di diciamo. essere di compagnia. Ecco, e appunto il discorso è che spesso da parte di qualcuno c'è. Cioè, non ho la forza di fargliela, cioè quando ci si sente dei falliti, si è un po' come il figlio prodigo, cioè a un certo punto io ho tentato, poi mi sono cadute tutte le certezze. Le certezze, vedi, Patrizia, cadono soprattutto quando si pone il proprio essere, il proprio andare avanti, la propria vita tutta e completamente in mano ai figli. Alla famiglia che si è cresciuta, alle cose, alle volte anche alle cose delle quali noi abbiamo fatto tesoro, che sono diventate la nostra piccola ricchezza. Quando crollano queste sponde, queste barriere, viene meno una creatura, ecco allora che nasce la frase non gliela posso fare. Cosa dici, Patrizia? Ecco, è quello che succede, io rispondo seguendo il filo di questa parabola e che dice proprio così, quando ebbe speso tutto, cioè questo ragazzo si trova povero di tutto e si trova povero di tutto nel momento della carestia, quindi veramente non ha più niente. E questo è un momento importantissimo, si fa il vuoto dentro di lui, ma questo vuoto in cui noi sentiamo di aver perso tutto è impossibile, sta a noi farlo diventare tale, un possibile inizio di qualche cosa. Cioè, se c'è un detto romano, se non si rompe non si può aggiustare, no? Ovvero, se non si può aggiustare si deve rompere. Quando le cose arrivano a un punto critico, è necessario che si rompa tutto, si distrugga per poter ricostruire. E alle volte purtroppo la vita lo fa con molta durezza questo, di distruggere per fare quel vuoto necessario. Per costruire qualcosa di nuovo. Non si può costruire a volte sulle rovine, non, si deve buttare giù tutto e ricominciare. Ed è quello che succede a questo giovane, cioè quando arriva la carestia e lui si trova nel bisogno, addirittura si mette al servizio di uno degli abitanti della regione che lo porta, lo manda a pascolare i porci, vi ricorderete, che lui si spartisce le ghiande con i maiali. Cioè, arrivato a questo punto zero, lui, figlio di papà, che si contende le ghiande con i maiali perché ha fame, lui deve arrivare a questo per confrontarsi con la sua parte oscura, per capire l'errore è importantissimo, lo dico da professore, se uno non coglie dall'errore, non impara, cioè nessuno nasce imparato. E quindi dov'è la questione? Che piuttosto preferiamo negare l'errore.
invece di ammettere l'importanza, cioè l'insegnamento duro spesso che lo sbaglio, l'errore ci porta, no? Lui ha bisogno di questo per capire che ha sbagliato tutto. Se lui non fosse arrivato a contendersi le gambe con i porci, poiché non ci poteva arrivare in un altro modo, evidentemente non aveva quella saggezza, la vita gli ha dato sta bastonata. È come Dante che si perde nella selva oscura e chiede aiuto. Questa cosa è importantissima, cioè se lui non si fosse smarrito, se non gli fossero andate incontro le bestie, e a un certo punto lui vede da lontano quel Virgilio che è un fantasma e chiede aiuto. Questa è una cosa importantissima, significa riconoscere di aver bisogno di cambiare. E quando lui solo che si sazia, cioè che si contende quello che mangiano i porci, dice la storia, allora rientrò in se stesso e disse, e si ricorda che i salariati del padre avevano di che mangiare, lui stava qui e quindi fa un progetto, dice io tornerò da mio padre, gli chiederò scusa, gli dirò ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Quindi ci dice due cose importanti. C'è un risveglio della coscienza, una cosa di dire ma cosa ho fatto? Ecco, l'errore, come dice anche un detto, no? Sbagliare è umano e perseverare che è diabolico. Allora, l'errore è importante, soprattutto se io mi rendo conto di aver sbagliato. Lo smarrimento è importante se io mi rendo conto di essermi smarrito, altrimenti resterò perduto per tutta la vita. Il mondo è pieno di sperduti che non sanno di essersi sperduti. È pienissimo di gente così. Quindi questo fatto di rientrare in se stesso significa che noi abbiamo la possibilità di dire, va bene, ho sbagliato, da adesso in poi, da questa cosa io trarrò una lezione, da qui comincia la trasformazione e da qui si apre una nuova scelta di vita. Lui non è che pensa di tornare da suo padre come figlio, lui pensa di tornare da suo padre, di chiedere scusa, di dire mi dispiace, quindi ripristinare l'equilibrio, diciamo così, e umilmente sottolineo che l'umiltà è la qualità del saggio, quindi non è l'umiltà di un poveraccio, è uno che ha capito che c'è un limite, che lui ha, come dire, non ha saputo fare e onestamente lo dice di fronte a se stesso e quindi si incammina verso suo padre, quindi fa una nuova scelta, vedete che c'è un nuovo aspetto del viaggio. E quindi la storia poi continua. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. È bellissima questa cosa, quando era ancora lontano, il padre lo vide. Il padre stava aspettando, aspettare una parola che viene dal latino che significa guardare con attenzione, cioè da lontano il padre, cioè la vita ti sta aspettando, non ti nega quella possibilità. Se tu ti risvegli, ti accorgi e cerchi un'altra possibilità, la vita te la dà. È quello che abbiamo detto varie volte, proprio anche con Gaetano, abbiamo detto questa frase, che noi pensiamo sempre di condurre la vita, ma è la vita che ci conduce. In effetti basta dare, come dici tu, la possibilità alla vita di condurci. La figura del padre fondamentalmente è la vita, è tutta la vita ed è quella nella quale viviamo, cioè. Questa fa parte anche delle nuove scienze della cosmologia in sé, no? Di essere un tutt'uno, di far parte di questa immensità universale nella quale ciascuno di noi si ritrova anche nel cammino degli altri che vengono portati ad esempio. Quello che è necessario è non perdersi, è non dire non ho la possibilità, perché quello che hai detto all'inizio, che il cammino fondamentalmente noi ce lo portiamo dall'inizio, è un progetto ed è un progetto irrinunciabile per ciascuno di noi. Non è legato a quel contesto, a quella famiglia così com'era. Tu adesso sei sola, come del resto sono sola anch'io. Ciò non toglie che si debba anche in questo momento stesso diamo risposte alla vita, diamo risposte Assolutamente. a quello che in questo momento siamo come persone, come immagine, come ruolo, come fratelli di per sé. Sì.
Sì. E voglio anche dire questo, che la vita non interessa che noi vinciamo la nostra scommessa. Cioè non è una gara che si deve vincere la vita, è una gara che si deve giocare, per dirla con De Coubertin. L'importante è partecipare, non è importante vincere, perché quello che per uno è vittoria, per me potrebbe non esserlo assolutamente. Quindi è un po' anche a scuola, no? Non devono essere tutti da 8. Per me un ragazzo che fatica tanto per arrivare a 6 vale molto di più di uno che facilmente arriva a 8, perché c'è tutta la storia di quella persona, c'è un lavoro, una fatica, un retrobottega, un retroterra, come posso dire, no? Quindi è meravigliosa questa cosa. Il ragazzo, questo figlio prodigo, prodigo perché è stato prodigale, ha perso tutto, si è giocato tutto, però lui ha colto questa cosa, dice al padre: ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Cioè significa che sta facendo rispetto a se stesso, lui ha ammesso, è una cosa importantissima questa. Noi possiamo farlo da noi, non abbiamo bisogno di qualcuno da fuori che ce lo dica, possiamo dire a noi stessi: ho sbagliato. Da questo momento voglio rendere la mia vita diversa, farò altro e comincio da ora. Siamo noi gli autori della nostra vita, continuiamo a metterla nelle mani di qualcun altro, come se il consiglio di quell'altro valesse molto di più di quello che la mia testa, il mio maestro interiore che ci portiamo dentro dalla nascita, la mia saggezza che viene fuori poi nei momenti difficili, valesse più la voce esterna di uno che non quella che mi porto dentro da quando sono nata, tutto sommato. Quindi ecco che cosa succede. Il padre dice ai servi: presto, portate il vestito più bello, rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, quindi e facciamo festa perché questo figlio era perduto ed è stato ritrovato. Quindi, quando io di fronte alla vita sono onesto, ammetto questo fallimento e da questo fallimento io ricostruisco delle nuove possibilità, tiro fuori queste nuove scelte, la vita me le dà queste possibilità, questo fare festa, cominciarono a fare festa, ci dice una cosa molto importante sulla gioia. La gioia come stato di coscienza significa che se io vivo la gioia non è l'allegria di una festa, non è ci siamo divertiti tanto, la gioia è un'emozione, come posso dire, placida, di quiete, di accettazione serena di quello che viene. È come sapere che anche se ci sono le nuvole, il sole c'è dopo le nuvole. Quindi la gioia ci può stare anche nel momento più grande di dolore. Infatti, Perché molte persone dicono appunto: io ero felice, non saprò mai più che cos'è la felicità. A me piace molto che tu dica questo. La felicità non è la gioia è un'altra cosa. La gioia un'altra cosa. è proprio, come stai dicendo, la consapevolezza, l'interiorità che emerge e che mi fa sentire qui in quiete, sto bene. Non ho nulla da dover cercare di più, nulla mi è venuto ma a mancare, però questo richiede un cammino, come tu dici, il cammino è fatto di passi anche dolorosi, il più delle volte dolorosi, comunque sempre acuti, passi acuti. Sicuramente, Pensa sì. che una giovane che mi ha colpito il cognome di quel giovane che è stato beatificato ieri, che si chiamava Acuti di cognome. Acuti. Ecco, mi ha proprio colpito questo perché ho detto: ma quanta acutezza devi aver avuto per superare un dramma? Qual è la coscienza di sapere che sei al limite, eppure gioioso fino all'ultimo, fino al dare la risposta a coloro che gli stavano intorno su quello che avrebbero dovuto fare dopo di lui. Per cui non c'è mai un dopo degli altri, ma c'è un dopo di noi. Noi che emerge, ecco, l'uomo nuovo, quell'uomo nascosto, l'eroe nascosto. In effetti siamo proprio come dici tu, lo sto scoprendo adesso dalle tue parole, che siamo tutti eroi. Perché Assolutamente sì. in ogni momento, anche adesso lo siamo stati quando non riuscivamo a connetterci. In Sì. ogni momento,
In ogni momento superiamo degli ostacoli, solamente che diamo per scontato quello che superiamo, ce lo dimentichiamo già. Brava. Quella connessione di prima che è arrivata in un momento, ce la siamo già dimenticata. Mentre invece tu pensa che altre volte è successo che proprio non ci si connetteva. Un esempio banale, ma per dire come la vita alle volte ci confonde, ci consuma e ci fa anche dimenticare di ringraziare. Di ringraziare. Ecco. Perché questa cosa, la gioia, innesca questo processo di gratitudine, di renderti conto che non tutto, compreso il modo in cui si vive il dolore, no? È scontato. Non è scontato che uno, cioè se stai in questa situazione di gioia, la gioia stessa ti consente di vivere il dolore, tanto il dolore quando c'è non te lo leva nessuno, non è che siccome sei gioioso non piangi o non senti dolore, senti il dolore, ma c'è qualcosa dentro di te, sopra di te, dietro di te, non so dove sia posizionato, che ti dice va bene, adesso è il momento del dolore, come dice anche la Bibbia, c'è un tempo per piangere e un tempo per ridere, ma c'è la certezza, e qui vengo alle parole che tu hai detto all'inizio, fidati e affidati. Ora vedremo alla fine di questo racconto come sto fidati e affidati ricorre, perché il ragazzo che torna a casa si fida tutto sommato di suo padre e ci si affida. Lui potrebbe pure pensare che il padre lo sbatte fuori di casa, però è disposto ad accettare questo. E il padre, adesso vediamo se lo voglio dire alla fine, perché di lui parleremo poi alla fine. Quindi questo cominciarono a far festa è una cosa così bella, così importante, che risveglia l'altro figlio, cioè suscita quasi l'invidia di quell'altro. Il figlio ombra, diciamo così, è l'opposto del fratello, no? Quel figlio maggiore che si trovava nei campi, il bravo ragazzo, quello che ha sempre fatto tutto quello che papà voleva, gli ha dato tutto il suo, forse il suo servizio, è stato tutto il suo dovere, ma forse non gli ha dato il cuore, no? Quindi che cosa coglie? Sente che c'è questa festa, c'è questa cosa che accade da lontano, e chiede ai servi che cosa succede. I servi gli dicono: è tornato tuo fratello, il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché l'ho riavuto sano e salvo. E il figlio si indignò e non voleva andare a casa, racconta qui la storia. Ora, questo figlio per bene contro il figlio scapestrato, che rimane fermo nel suo perbenismo, è la rappresentazione di quando il viaggio rischia di non compiersi, no? È un viaggio incompiuto, lui rimane bloccato nella sua onestà, nel suo perbenismo, nel suo aver fatto sempre il suo dovere, si indigna, no? Perché il padre ha fatto la festa per questo figlio scapestrato, ma cosa fa il padre? Esce e lo va a pregare, no? Uscì allora a pregarlo. Quindi la vita offre una possibilità anche a lui, che sta lì rigido, fermo sulle sue certezze, non le vuole mollare perché ha paura, poi dopo se mollo quelle certezze che cosa mi resta? Quindi il viaggio della vita, mi viene qui una parentesi, la dico adesso, se vi capita di vederlo questo film di Francesco Rosi di tanto tempo fa, La Tregua, io lo cito sempre, l'inizio di questo film, dove è la storia del ritorno, no, di Primo Levi con i suoi compagni dal campo di Auschwitz. La prima sequenza del film è questo, si vede il campo di Auschwitz da dentro, il cancello del campo che viene abbattuto, quindi il cancello cade, e la porta rimane libera, gli internati si avvicinano all'ingresso libero, loro potrebbero uscire, ma fuori c'è una pianura piena di neve, e i prigionieri vedono che la porta è aperta e non riescono a uscire, e la voce fuori campo dice queste parole: la libertà ci faceva paura. Quindi noi spesso rimaniamo prigionieri dei recinti che ci facciamo noi con le nostre convinzioni, con le nostre certezze, perché se io mollo quella certezza o quell'immagine che io ho di me, poi dopo chi sarò io di fronte a me stesso? Se io non sono una brava ragazza, chi sono? Se io non sono la figlia di papà che ho sempre fatto il mio dovere per farlo contento, chi sarò? Insomma, questo figlio per bene ci dà questo input, no?
E quindi quando il padre esce per pregarlo, cioè quando la vita si fa avanti anche per lui, lui dice no, c'è un ma lui rispose, ecco, io ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando, no? Gli fa opposizione questo figlio. Ma l'ultima parola, ed è bellissima questa chiusa, gli rispose il padre, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E qui io voglio sottolineare che l'ultima parola spetta al padre in questa storia, cioè la vita ha le sue ragioni, anche se noi non le capiamo. La vita ci dice come vanno le cose, ma noi non siamo in grado di comprendere quei segni, quel linguaggio, e quindi rimaniamo arroccati sulle nostre posizioni, diciamo così, no? E qui io voglio parlare del viaggio del padre. Questo padre, come Beatrice ha atteso Dante, come Penelope attende Ulisse, questo padre attende il figlio. E perché lo fa? Perché lui si fida. E si affida alla vita, lui conta su questo figlio, sa che prima o poi tornerà, sarà lunghissima la storia, però tornerà. La sua attesa, il suo viaggio, un viaggio interiore di attesa, e l'attesa non è uno stare seduti fuori alla porta guardando il sole che tramonta, io speriamo che me la cavo, aspettando che qualcuno all'orizzonte prima o poi si faccia avanti. Questa cosa di costruire il tempo si chiama speranza e la speranza, che non è una virtù passiva, si costruisce sulla fede, cioè sulla certezza che prima o poi, quindi fede e fiducia, fidarsi e affidarsi, le parole con cui Edda tu hai cominciato la serata. Come vedi, tutto si compie. Sono la nostra traccia di tutti quelli che sono presenti e che condividono quello che tu stai dicendo, perché ce lo ripetiamo sempre. Ed è molto bello che tu dica che nonostante tutto, le nostre lacrime, i nostri dispiaceri, i nostri fallimenti, poi non dimentichiamo che c'è anche un'altra cosa, il giudizio degli altri. Cioè quelli che sono intorno che ti puntano il dito perché come tu dici la ragazza che non è riuscita ad elevarsi, eccetera, e ti si ritrova sempre come una reietta perché nella vita si incontrano episodi piacevoli, ma anche spiacevoli proprio, anche nelle comunità. Tu ad esempio adesso ci porti una parabola che fa parte della fede, che fa parte, diciamo, tra l'altro fa parte della fede, ma che viene messa ad esempio in una religione, dove viene puntato il dito contro perché ti viene detto fai peccato a non fare questo o quello o quest'altro, mentre invece l'affido, come dici tu, alla vita già ti viene indicato come percorso da fare e non hai nemmeno bisogno che altri te lo insegnino perché la vita ti conduce. Questo Esattamente. dimentichiamo il dito puntato perché anche quello è brutto, non per nulla c'è il fratello, no? Il fratello chissà cosa avrà detto, ma tu che ci fai qua? Da dove sei saltato fuori? E infatti rappresenta proprio quello poi, no? Ecco. Nel discorso di Gesù, no? È proprio i giusti, quelli che si credono giusti, che sono, diciamo, tutte le gerarchie di tutti i tempi, non solo quelle dell'epoca di Gesù, e tutte le gerarchie, non solo ecclesiastiche, voglio dire, le gerarchie sociali, e proprio i perbenisti, ben pensanti, come possiamo dire, quelli che hanno costruito e hanno fissato la loro vita non sul loro essere, ma sui beni, sulle cose esterne, no? Lui ha fatto tanto, ma giustamente il padre gli dice: tu sei sempre stato con me, cioè questo ragazzo, figlio fedele, diciamo così, non ha mai tenuto conto della bellezza di quella cosa. E questo ci insegna molto, cioè il bello che noi abbiamo, spesso lo diamo per scontato. Ci accorgiamo di quando vanno male le cose, ma non quando vanno bene. Quando vanno bene, per noi è quasi come se fosse normale, non ci facciamo caso. Sei Eppure,
come se fosse dovuto, no? Non è scritto da nessuna parte che l'uomo debba soffrire, se ne parlava in altre circostanze a proposito della religione. Questa valle di lacrime, non so bene chi se lo sia inventato, però non è sicuramente non Dio, insomma, non pensa che questa debba essere una valle di lacrime. Siamo noi che la trasformiamo in una valle di lacrime, anche perché cioè, spesso succede che poi è lo star male che ci spinge al cambiamento, non certo lo stare bene. E quindi poi la vita ha i suoi meccanismi, perché, come dice appunto un mio amico, la vita è come è, non è che noi siamo noi che facciamo la vita, no? Lo dicevamo proprio prima, è la vita che ci porta. Noi quello che possiamo fare, perché la vita parla col linguaggio degli eventi, noi possiamo entrare in dialogo con la vita e cercare di interpretare i segni in quello che accade. È la famosa bussola che dicevo prima, no? So leggere le stelle, so capire la direzione del vento, che significa nel quotidiano prestare attenzione a quelle che chiamavano le coincidenze significative, no? Si chiamano a un certo livello. E che quello che ha un significato per me non ce l'ha per te, non ce l'ha per un altro, no? E non sono mai oggettive. Così come invece hanno un valore, diciamo, profondo nel significato soggettivo che hanno per ciascuno di noi. Ecco, io ora penso di aver parlato anche tanto, non so se c'è qualcos'altro che mi vuoi chiedere o di cui vogliamo ancora parlare tranquillamente, Noi se no. diciamo che siamo verso il compimento del nostro tempo, a parte il fatto che non c'è, non ci sono, diciamo che non è che ci siano dei tempi così stretti perché siamo gli ultimi relatori della serata, però questa condivisione che vedo da parte di tutti i commenti è significativa, nel senso che se tiriamo le fila, il discorso è stato portato avanti in questo senso, cioè nel guardare alla positività di tutti gli eventi che capitano, anche quelli più folli, più inguardabili, più disconosciuti, alle volte nascosti, ecco, e tirar fuori quell'energia che rimane pur dentro l'uomo e che è il suo potenziale. L'uomo nasce in questo modo e ha il suo progetto. Il progetto non è legato alle catastrofi, ma è legato proprio a quello che lui ha interiormente. Ecco, se volete fare una delle domande a Patrizia su questo discorso, perché vedi, tu ti sei tenuta così a vasto raggio perché non sarebbe mai finito questo discorso, sia sulle figure dei protagonisti, ma anche sugli aspetti che sarebbero da applicare nel nostro quotidiano, no? Nel nostro quotidiano è proprio che, guarda, abbiamo avuto Alberto Maggi 10 giorni fa, no? Sì, l'ho seguito. Alberto Maggi, che l'hai seguito, vero? Che Sì, addirittura appassionante. ha scritto questo libro che si chiama La follia di Dio. Questa follia di Dio rientra nel nostro discorso, che alle volte il nostro progetto ci sembra pazzo. Pazzo perché ci viene presentato un Dio d'amore, un padre d'amore, ecco la parabola del figlio prodigo con il padre, e nello stesso tempo che perdona, che ti va incontro, la vita che ti va incontro, no? E le catastrofi del quotidiano che ti sembrano sempre che ti buttino a terra. Ora, questa è la precarietà anche dell'uomo che fondamentalmente ha messo il suo tesoro in bella vista, non custodendolo in maniera appropriata, e si accorge che fondamentalmente non siamo padroni di nulla, però siamo padroni di noi stessi come progetto, quello sì. Ecco la diversità, la discrepanza che ne nasce, no? Che ne nasce nel quotidiano, questo è. E questo è anche, penso, il rischio della libertà, no? Perché volenti o nolenti, noi siamo liberi. E la libertà non si vede tanto e non solo nel fatto che io sono libero di fare, no? Spesso confondiamo la libertà con la cosa di poter fare, con l'aspetto di poter fare quello che mi pare. Questa non è propriamente la libertà. C'è anche una libertà per fare qualcosa, no? Libertà di, libertà da, ma questa libertà poi che ci faccio?
E tante volte la libertà dell'essere umano si vede nelle cose più banali, cioè l'essere umano, per esempio, può ridere lì dove gli altri esseri, non, un cane scodinzola ma non ride. Se io faccio una battuta, uno può ridere, l'altro può non ridere. Cioè questa, in questo piccolo meccanismo della vita quotidiana di noi umani, a cui noi non oppure la potenza, la forza del respiro. Qui, cioè noi alle volte siamo la vita che respira dentro di noi, è la vita che ci passa dentro e ci consente di fare poi quello che riusciamo a fare, no? E io voglio tornare al discorso del mio titolo, no? Di perché la vita come viaggio, e perché ci tengo a sottolineare questo. Io non lo so, penso che è la cosa che ho imparato per me e lo voglio dire, che se l'ho scoperto io che sono una qualunque, questa cosa, che io sono l'eroe della mia vita, io sono poeta e eroe della mia vita, lo diceva pure Foscolo in qualche modo, no? Ma questo vale per ciascuno di noi. Noi siamo poeti della nostra vita nella misura in cui noi la scriviamo a volte a lettere di sangue e di lacrime. Tuttavia, in quei fallimenti, in quel dolore, in quel soprattutto cercare di uscire da quel dolore, cioè fare di quel dolore non un fardello, non un qualcosa con cui giustificare poi altro, no? Ma qualcosa da cui crescere, da cui evolverci senza negarlo. Trasformandoci un po'. È un po' il discorso che fa Dante nel Purgatorio. Le virtù con cui si cresce dai vizi non eliminano il vizio. Mi viene in mente, non so, l'invidia non viene eliminata dalla misericordia, l'invidia si trasforma nella misericordia, cioè quella capacità di non vedere o di guardare male, che vuol dire proprio questo l'invidia, no? Non saper vedere quello che hai, guardi male gli altri che ti sembra che tutti abbiano, diventa misericordia, cioè la capacità di vedere col cuore. Perché misericordia significa avere a cuore la sorte del povero non povero di beni, il povero dentro, il misero e l'infelice. Quindi vedete che passaggio che c'è. E questo non significa recidere il vizio, significa trasformarlo in una parte più matura. Per esempio, la superbia a volte ci aiuta a riconoscerci. Perché non abbiamo ancora imparato che possiamo essere insieme agli altri nella differenza, o io o gli altri. Allora, per sentirmi, io devo stare un gradino più su, superbo. Invece, l'umiltà, che è la virtù in cui diciamo, si trasforma la superbia, l'umiltà mi consente di essere me stessa, e quell'umiltà che consente al figlio prodigo di dire ho sbagliato. E che consente a me di dire, io non sono una grande dantista, però questa storia del cammino con Dante, siccome l'ho vissuta sulla mia pelle, io l'ho capita su di me prima di sapere che c'erano libri che avevano scritto di questo. E quindi io parlo della mia esperienza, di quello che io vivo, di come lo. E se lo faccio io, l'ho fatto io, lo può fare chiunque. Io voglio dare questa speranza, non so, questa certezza, questo messaggio. Sappiate che siete eroi della vostra vita. È bellissimo quello che ho detto. Io sono rimasta affascinata da quel tuo dire dell'invidia che diventa misericordia. Tu pensa che abbiamo alle volte tante persone che dicono: perché a me è capitato? Perché quegli altri hanno tutto quello che io non ho più? Quindi dall'invidia si può fare un salto di qualità enorme passando alla misericordia, quindi alla condivisione con gli altri, come, e qui c'è un gruppo meraviglioso che è il gruppo del Casertano che sta ascoltando, di cui fa parte anche quella Patrizia colpita di polmonite, che saluta e ringrazia, no? Ma nello stesso tempo, guardando gli altri, perché gli altri e a me è stato tolto? Ecco il discorso di un'invidia insana. Non ti è stato tolto nulla, ti sei trovato in un cammino diverso, ma ognuno di noi darà risposta di come ha vissuto quel particolare momento.
Sì, fra l'altro un commentatore di questi vizi capitali, su un lavoro che ho fatto, mi pare si chiami Ventimiglia, dice proprio questo: l'invidia è l'unico dei vizi che non si scarica sugli altri, ma si scarica su noi stessi. Cioè l'invidia invece, come è la superbia o l'ira, no? Che hanno l'altro come oggetto, l'invidia poi ci torna a noi e quindi ci rimorde dentro, ci corrode. Quindi di tutti i vizi è anche il più scomodo, diciamo così, è anche il più veramente nocivo, ma nocivo per noi, perché più che far male all'altro, fa male a noi, perché ci mantiene sempre in questo stato di rinnestamento di una cosa dolorosa, no? È un dolore che ci creiamo noi, mentre la misericordia, cioè avere, dice bene la volpe del piccolo principe, non si vede bene se non con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi, no? Quindi la misericordia è questo, vedere le cose col cuore, che è molto difficile però, è facile parlare qui, ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo percorso di vita, siamo tutti in cammino, come dicevi tu l'altra volta, Edda, è proprio così, le vie del Signore sono infinite, significa che le vie della vita sono infinite, ognuno ha il suo percorso di vita. Con i suoi errori, con le sue possibilità, e molto spesso le possibilità vengono fuori proprio lì dove noi non metteremmo un soldo, è proprio lì che poi la vita prende una svolta, per quella che è la mia piccola esperienza. E infatti qui concludiamo poi anche, c'è naturalmente una madre che ritorna su se stessa, ma noi abbiamo lanciato il messaggio fino adesso, cioè anch'io sono madre come Dina che dice purtroppo il mondo è cambiato e c'è troppa cattiveria. Del resto è quello che dice il fratello buono nei riguardi del fratello che è ritornato e che ha sperperato, no? E lei mi è stato tolto un figlio, è difficile. Ecco, qui è un altro tipo di lavoro da fare, non ti è stato tolto nulla se tu lo vivi con gli occhi della fede e della speranza. Indubbiamente, il discorso, ripeto, richiede una elaborazione interiore per la quale tu dovrai dare risposta di te stesso, non di tuo figlio che ha raggiunto quel compimento della sua esistenza per la quale lui non deve più dare risposte, ma la sua mamma sì che deve dare risposte. Se mi permetti, io mi aggiungo proprio questo messaggio come mamma del resto di due figli e di un marito, cioè rimasta sola. Ecco, non ho mai pensato e non penso di averli persi quei due figli, se li penso sempre a compimento della loro esistenza e insieme, in un essere tutti insieme, in un tutt'uno, come ha detto Padre Maggi, in una pienezza della quale i miei figli non debbono mai vergognarsi della loro mamma o dire che la mamma non è stata forte abbastanza per poter compiere il proprio percorso, perché ognuno ha un proprio cammino, ha un proprio progetto, un proprio percorso. Il dolore c'è, ci può essere di presenza fisica mancante, non già di crescita interiore e spirituale e di condivisione con il dolore dei fratelli. Ecco, allora io direi, Patrizia, oltre che dirti un grazie immenso per il messaggio che hai lanciato, io vorrei dire anche a tutto il gruppo di Caserta e a Patrizia in particolare, che è appunto con la polmonite in ospedale, che noi ci siamo, che siamo qui tutti, che lanciamo il nostro messaggio anche per lei, che è una madre coraggio e che ha saputo andare avanti. Ecco, e noi nello stesso tempo lanciamo, come io faccio attraverso la piattaforma di Gaetano, che ringraziamo con Patrizia per averci ospitato. Ringrazio immensamente Patrizia per quello che ci ha portato come messaggio, vedete, un messaggio culturale che diventa un messaggio di fede, che diventa comunque un cammino da percorrere, qualsiasi sia la nostra religione, l'anamnesi di questi brani riporta sullo stesso sentiero. Nasciamo con un progetto lo portiamo avanti, lo condividiamo, lo facciamo nostro e percorriamo questa vita da eroi, come dici tu. Perché oggi ci sentiamo tutte Penelope, ci sentiamo Telemaco,
ci sentiamo comunque con Dante e Virgilio nel cammino che stiamo facendo pur impervio. E non è, per me non è il mezzo del cammino. Per me ormai avanzate siamo, ma comunque va bene così. E complimenti, Patrizia. Vuoi Grazie. aggiungere qualcosa? Perché qui No, è io. apoteosi, dopo te li leggerai tutti i commenti nel tuo cellulare. Benissimo, bene, sono contenta. Io spero che sia più che piaciuto, che sia servito a qualcosa. Ti ringrazio, Edda, di avermi dato questa possibilità, perché Siamo per me, sì. e ringrazio Gaetano che non conosco, l'ho visto qualche volta perché adesso mi sono segnata su Facebook e quindi qualche volta l'ho visto. E, grazie, grazie di tutto. E un Grazie abbraccio a tutte le persone che ci ascoltano, vi ringrazio veramente tanto. a te. Grazie, grazie a voi, grazie Patrizia, grazie a Gaetano, grazie a Bridges. Anche in questa epoca di Covid rimaniamo uniti e diciamo anche che la tecnologia ci è stata come questa volta di aiuto, perché ci sono brave persone che gratuitamente ci dedicano il loro spazio, il loro tempo e ci danno la possibilità di crescere. Un abbraccio a tutti quelli che soffrono in questo momento, a quelli che appunto sono ammalati, a coloro che vivono una vita difficile, a quelli che sono senza lavoro. E ci ritroveremo con me, ci ritroviamo giovedì prossimo, faremo un discorso di presentazione di Pantarei con Gaetano, cioè io sono sempre una presenza scomoda. D'altra parte è inutile, ci si deve impegnare, ognuno nel proprio, ognuno nel suo. Io spero, Patrizia, che tu trovi il tempo di un altro cammino, di un altro viaggio con noi, perché Volentieri. sei stata veramente meravigliosa. Grazie di Grazie. nuovo a tutti, grazie Patrizia, buona serata a tutti. Grazie, grazie molte.